Buonasera, è il mercoledì 19 giugno. Proseguo con questi video riassunti prendendo spunto da un libro che si intitola 2C e parla della necessità che abbiamo di contenere appunto l'aumento della temperatura globale al di sotto di questa soglia e per far questo naturalmente abbiamo bisogno di cambiare il paradigma produttivo, commerciale e di consumo della nostra società. Nelle puntate scorse ho già fatto due video puntate su questo tema e le trovate nel mio sito Tracce. Nelle puntate scorse abbiamo parlato in quella precedente della fine dell'era dei combustibili fossili e in quella precedente ancora c'era la parte introduttiva, quindi con appunto la necessità di raggiungere, o meglio, impegnarsi per raggiungere questo obiettivo di non riscaldare eccessivamente il pianeta, e c'era un capitolo dedicato alle potenzialità dell'efficienza energetica. Prima di iniziare il riassunto avrei programmato altri tre capitolini. Ribadisco che sempre nel mio sito Tracce trovate i riassunti di altri sei libri in materia, diciamo così, energia e ambiente globale, perché abbiamo Blue Economy, che è un libro che tratta dell'evoluzione della green economy, quindi copiare la natura per produrre oggetti senza consumare energia, diciamo, da combustione, imitando appunto tutti i processi naturali. Democrazia energetica invece è un rapporto stilato dalla Commissione europea che elenca le migliori pratiche, quelle che in inglese si dicono best practice, vuol dire in buona sostanza i buoni esempi in tutta Europa di democrazia energetica dal basso. Quindi iniziative di singoli quartieri, città, cooperative che producono energia da fonte rinnovabile nella maniera, diciamo così, più democratica ed efficace possibile. Energia oggi e domani invece è un libro, diciamo così, storico, nel senso che ha già una decina d'anni, però scritto da due bravissimi professori italiani. E Vincenzo Balzani e Nicola Almaroli, e ci dà le basi su quelle che sono le energie sia fossili che nucleari che rinnovabili, e le tratta a tutto tondo, quindi anche le problematiche e gli aspetti sociali di approvvigionamento delle materie prime, perché l'energia ha questa grandissima peculiarità che le materie prime, soprattutto nel settore fossile, devono essere andate recuperate in determinate località geografiche, e questo spesso porta dei problemi. La decrescita felice penso che non abbia bisogno di presentazioni, il noto libro appunto sulla necessità, sulla possibilità che abbiamo di mantenere un livello di vita, una qualità di vita molto buona, riducendo quelli che sono i consumi, quindi consumando meglio. State of the World 2013, State of the World esce ogni anno, è un rapporto del World Watch Institute, un rapporto mondiale sullo stato del pianeta. Io ho iniziato a leggere il primo nell'87, quindi diciamo il millennio scorso, e l'ultimo che ho letto è quello del 2013 e vi ho messo i riassunti a disposizione. E infine c'è un piano per salvare il pianeta che è del noto economista britannico Nicholas Stern, che è stato consulente in uno dei recenti G8, quando appunto le nazioni sviluppate si sono accorte che dovevano assolutamente evitare il riscaldamento globale, altrimenti i danni causati saranno molto 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 superiori rispetto alle cifre che dobbiamo mettere in gioco adesso per prevenire. Quindi banalmente prevenire è molto più economico che non curare dopo. Allora, in questo capitolo numero 5 si parla del nucleare e la tecnologia, quella del sequestro della CO2.
Ora, il reparto nucleare è in difficoltà, ma non è morto. Non è morto. L'incidente di Fukushima naturalmente ha dato una bella scossa in negativo. In questo momento i reattori operativi nel mondo sono quasi 400, sono 390. In realtà sono 54 in meno rispetto a 15 anni fa, quindi effettivamente il calo c'è. Però nel 2015 c'è stato, diciamo, un saldo positivo, nel senso che si sono chiusi 8 reattori, però se ne sono aperti 10. Fra l'altro, di questi nuovi 10, 8 sono in Cina, che fa decisamente la parte del leone in questo settore. Diciamo che sul nucleare, a parte le problematiche di incidenti, che ovviamente sono problematiche spaventosamente gravi, rimane il fatto che anche se la centrale opera e termina la sua vita senza il minimo incidente, rimane il fatto del problema dei rifiuti radioattivi, le scorie radioattive. Allora, in questo momento al mondo non esiste un deposito per i rifiuti quelli più pericolosi, sono classificati o in 3 livelli o in 5 o in 7 a seconda delle normative internazionali. Comunque i livelli ad alta radioattività, che sono quelli che impiegano 150.000 anni per essere smaltiti, non c'è al momento nessun deposito effettivo. Ci sono degli studi in corso, ci sono dei tentativi per realizzarli, però costruire un deposito che garantisca un'effettività, un ciclo di vita di 150.000 anni, voi capite bene, è una sfida enorme che in questo momento non si è ancora risolta. E i costi di smantellamento ovviamente ricadono su tutti noi, e non è un modo di dire, perché in Italia i costi di smantellamento delle centrali nucleari si pagano con la bolletta elettrica, si pagano con la componente A2, si chiama, della bolletta elettrica, che più o meno ci costa 250 milioni di euro all'anno. Questo per smantellare le centrali nucleari e metterle in sicurezza. Sapete che deve essere costruito un deposito unico nazionale, ma al momento è tutto fermo. Ma questo è un altro capitolo, ve ne ho parlato altre volte. Il governo non vuole prendersi la patata bollente di nominare il direttore dell'ISIN, e quindi siamo decisamente fermi. Evviva, direbbe qualcuno. Dicevo, il comparto è in difficoltà, ma non è morto, perché ci sono 64 reattori in costruzione. Per la verità, alcuni sono in costruzione da 20 anni, per cui magari non verranno nemmeno terminati, però la Cina ha 24 reattori in costruzione, la Russia ne ha 9 e l'India ne ha 7. E quindi non possiamo dire è finita. Il reparto è in difficoltà, ma non è finito. Diciamo che la Francia è uno dei paesi che ha discreti problemi, perché la compagnia di bandiera francese nel 2014 ha perso 5 miliardi di euro, Areva si chiama la compagnia, Areva, e ha avviato 6.000 licenziamenti, quindi la Francia è in discrete problematiche. Gli Stati Uniti hanno 100 reattori, è il paese che ne ha di più al mondo, però dal 77 al 2012 non ha più avviato costruzione di nuove centrali, soprattutto per il fatto, e questa probabilmente è la questione dirimente, che i costi di costruzione sono aumentati in maniera esponenziale. Questo, diciamo, è probabilmente l'aspetto prioritario. I costi di costruzione sono aumentati moltissimo in tutto il mondo. Se in Cina, in India e in Russia ci sono parecchie centrali in costruzione, è anche perché lì hanno dei costi di costruzione più bassi, e io presumo che siano più bassi da una parte perché probabilmente hanno requisiti di sicurezza meno stringenti dei paesi occidentali, e sicuramente la manodopera costerà molto 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 di meno. Negli Stati Uniti la World Nuclear Association, quindi l'Associazione Mondiale Nucleare, dice è evidente che al momento sia completamente impossibile definire delle stime sui costi di nuovi reattori, cioè non riescono a definire
le stime sui costi. Quindi questo è il problema principale. Allora, tornando alle problematiche, solo un paio di dati aggiuntivi sugli incidenti di Fukushima, perché oltre ad avere avuto la conseguenza di dover evacuare 150.000 persone, i costi in questo momento si sta stimando 250 miliardi di dollari. Quindi il costo dell'incidente di Fukushima in questo momento è stimato attorno ai 250 miliardi di dollari. Voi capite bene che con queste conseguenze ovviamente è difficile partire con la costruzione di nuove centrali. Tra l'altro il Giappone è a forte rischio sismico, l'Italia è a rischio sismico, un po' mezzo mondo è a rischio sismico, per cui anche questo naturalmente è un problema da tenere presente nella costruzione di una centrale nucleare. Le autorità cinesi comunque ci stanno puntando, attualmente ci sono in funzione 27 reattori in Cina, che però tra l'altro soddisfano il 2,5% della domanda elettrica contro il 20% fornito dalle rinnovabili, e questo è già un dato direi piuttosto positivo, perché chi ancora auspica un ritorno del nucleare in Cina, che è uno dei paesi maggiormente forniti di nucleare, e il nucleare soddisfa il 2,5% della produzione elettrica, mentre le rinnovabili il 20%. E tra l'altro la Cina, che sta andando avanti, ha comunque un forte dibattito interno, perché ugualmente è un paese a forte rischio sismico, e poi sicurezza sui controlli di lavoro e trasparenza sul lavoro, sulle procedure di lavoro, sono decisamente fonte di preoccupazione anche per i cinesi. Quindi, terminato questo discorso sul nucleare, con la situazione difficile, la tecnologia cosiddetta CCS. CCS è l'acronimo inglese che sta per Carbon Capture and Storage, quindi cattura e stoccaggio della CO2. Questa è una tecnologia che alcuni indicano come soluzione per ridurre la quantità di CO2 in atmosfera. Diciamo che era una tecnologia, una soluzione nata con un certo entusiasmo, che poi è andato un po' raffreddandosi, anche in questo caso perché dal dire al fare la tecnologia è abbastanza complessa, costosa, anche in questo caso i costi sono aumentati, è difficile trovare anche in questo caso dei siti di stoccaggio della CO2 che devono garantire migliaia di anni di funzionamento. L'individuazione dei depositi è molto delicata, perché se dovesse esserci una perdita di CO2, il gas stagnerebbe a livello del suolo e la CO2 è velenosa ad elevate concentrazioni. Nell'86 ci fu una fuoriuscita naturale di CO2 in un lago in Africa e morirono 1700 persone, perché ad elevate concentrazioni la CO2 semplicemente ci fa soffocare. Quindi in questo momento non ci sono molti paesi che stanno realizzando impianti di stoccaggio della CO2, e c'è un'altra considerazione da fare meramente economica, cioè se valga la pena investire cifre, quantità di denaro piuttosto considerevoli in questi progetti che sono piuttosto costosi, se ne vale la pena e non sia meglio invece investire in efficienza energetica e fonti rinnovabili, perché a parità di denaro investito queste ci permetterebbero una diminuzione di produzione di CO2 decisamente più consistente. Quindi il dibattito è questo: se vale la pena stoccare la CO2 oppure spendere i nostri soldi nell'efficienza e nelle rinnovabili, che ci permettono di produrne di meno, e quindi dirigerci in questa direzione. Un'ultima cosa sul nucleare, non l'avevo detta ed è importante: l'energia nucleare ha una influenza per quanto riguarda il settore militare, cioè in buona sostanza le centrali che utilizzano il combustibile nucleare e producono energia sono indispensabili
per mantenere la filiera bellica, cioè per la costruzione di bombe atomiche, detto in maniera molto banale. Quindi il mantenimento delle centrali nucleari ha questa implicazione, che serve anche per mantenere gli armamenti nucleari, quindi la parte bellica di questa tecnologia. Cambiamo capitolo. Rischi esponenziali e nuovi materiali e adattamento, copiatura della natura. Allora, innanzitutto la produzione di CO2, così la riprendiamo un attimo, da quando abbiamo iniziato la rivoluzione industriale, l'andamento della produzione di CO2 ha seguito una curva, si dice, logaritmica, cioè una curva esponenziale. In buona sostanza, ogni 25 anni raddoppiamo la quantità di CO2 immessa in atmosfera. Quindi nel periodo 1985-2012 è stata prodotta più CO2 di quella emessa tra l'inizio della rivoluzione industriale nel 1700 e il 1985. Ridiciamolo, negli ultimi 25-30 anni abbiamo emesso più CO2 di quante ne abbiamo emesso negli scorsi 150-200 anni. E quindi capite che la produzione è esponenziale. Fortunatamente anche altre tecnologie hanno delle rese esponenziali. Il computer, l'elettronica, segue proprio questo andamento. Le potenze di calcolo, le capacità di elaborazione sono cresciute in maniera esponenziale. Un computer che nel 96 costava 55 milioni di dollari e serviva per fare le previsioni meteo nel 1996, 10 anni dopo veniva venduto a $500 perché praticamente era la PlayStation 2. Quindi in 10 anni i costi sono diminuiti in maniera appunto esponenziale. La stessa esponenzialità si riscontra anche nel settore delle memorie e dei sensori, quindi questo consente di dispiegarli, di installarli in sempre più applicazioni, in maniera che abbiamo l'ambiente esterno sempre più controllato, sempre più monitorato. Un famoso scienziato ricercatore americano è Emory Lovins. Vi consiglio di andare nel sito del TED, TED.com, e di vedere la sua lezione su quello che lui chiama reinventare il fuoco, cioè passare dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili. Questo è uno scienziato che merita, una persona che merita di essere seguita, perché lui già nel 1976 predisse, suggerì quella che sarebbe stata quella che adesso stiamo facendo, cioè la transizione energetica dalle fonti fossili alle rinnovabili. Lui appunto la ipotizzò, la predisse nel 1976. Una tecnologia che potrebbe rivelarsi dirompente è quella delle stampanti 3D. Stampanti 3D che penso più o meno tutti quanti conosciate, sapete, il 3D produce strato per strato per strato per strato. La cosa interessante da dire è che non è limitato alla plastica, quindi le stampanti 3D all'inizio depositavano straterelli di plastica, già attualmente è possibile depositare anche ceramica, vetro ed alcuni metalli, tra cui acciaio, titanio e oro. Ovviamente la stampa 3D rimane più economica, molto più vantaggiosa, quanto più le quantità da produrre sono minime. E infatti la 3D era nata soprattutto per fare i prototipi, per fare pezzi singoli, quindi le dentiere, le protesi dentarie, parti di muscoli, di tendini, di ossa, quindi pezzi unici. Allora in quel caso lì decisamente i costi che offre una stampante 3D sono estremamente più bassi. Se invece andiamo all'estremo opposto e quindi io devo produrre 10 milioni di penne, allora a quel punto la tecnologia attuale con la stampa, con il stampaggio plastico, è decisamente più economica. Quindi dicevo, la 3D va benissimo per ogni prodotto personalizzato,
ci saranno sempre nuove applicazioni, dalle scarpe a tantissimi altri prodotti appunto personalizzati. Oltre alla stampa 3D, altre innovazioni futuribili ma già presenti sono quelle derivanti da due materiali a base di carbonio, il grafene e i nanotubi di carbonio. In entrambi i casi le applicazioni che si potranno ricavare da questi due materiali resistentissimi, superconduttori, flessibili, eccetera, eccetera, le applicazioni sono ancora, non dico tutte, ma tante da scoprire. Ci sono tantissime applicazioni ancora da scoprire, già vengono utilizzati come fibre di rinforzo nei materiali compositi ad alte prestazioni al posto del Kevlar o delle fibre di vetro, hanno applicazioni, potranno diventare moduli fotovoltaici, potranno diventare LED ancora più efficienti, potranno diventare tantissime cose. Siamo ancora decisamente a livello di studio, di prototipi, ma hanno potenzialità eccezionali. Così come ha potenzialità molto elevata il fatto di imitare la natura. Qui, come vi ho detto all'inizio, c'è un libro intero che si chiama Blue Economy, che parla appunto di imitare la natura prendendo il meglio da questa. Anche in questo caso il libro fa alcuni esempi, quindi stiamo cercando di, anzi siamo riusciti a imitare un processo di fotosintesi naturale, quindi abbiamo prodotto il primo biofotovoltaico nel 2014, però siamo ancora in fase di sperimentazione. Stiamo studiando le lucciole, perché le lucciole hanno un processo di produzione della luce estremamente efficiente, perché il 90% dell'energia impiegata diventa effettivamente luce e solo il 10% diventa calore. I gechi sono degli animaletti e ci hanno dato la possibilità di creare degli adesivi estremamente potenti. Abbiamo studiato le conchiglie, abbiamo studiato altri oggetti naturali per le turbine, i ventilatori, le pale eoliche. Il muso del treno ad alta velocità giapponese è stato ispirato al becco dell'uccello Martin Pescatore, quello che si tuffa a velocità elevatissime in acqua e quindi ha un becco estremamente aerodinamico. Le termiti hanno i loro nidi che sono a 30 gradi di temperatura costante, 60% di umidità costante, dappertutto in tutta la tana, solo sfruttando le capacità di ventilazione naturale. Ecco, su questo tema vi rimando appunto al libro Blue Economy, è un intero libro che parla appunto di copiare i processi naturali e quindi avere le procedure più efficaci possibili dal punto di vista appunto dell'efficienza energetica. Ultimo capitolo che volevo fare questa sera è quello dell'obsolescenza programmata, della rottamazione e delle tecnologie dirompenti. Allora, ci sono alcuni settori, cioè in un caso ci sono tecnologie che muoiono perché vengono sostituite da tecnologie che le rendono obsolete. Caso tipico, la macchina fotografica con la pellicola. La Kodak è fallita perché pellicole banalmente non se ne producono più, abbiamo le macchine fotografiche digitali. I computer naturalmente hanno soppiantato le macchine da scrivere e così via, i casi sono decine. Tra l'altro, in alcuni casi, come la telefonia cellulare, non si è passato nemmeno alla fase di obsolescenza della vecchia tecnologia, cioè in Africa, in buona sostanza, dove in moltissimi paesi manca la rete fissa, la rete con i cavi del telefono, ecco, questa rete non si farà mai perché si va direttamente con il cellulare, quindi con i ponti radio, e non si realizzerà assolutamente l'infrastruttura fisica. Poi nel mondo del cinema, della musica, tutto l'avvento di internet ha fatto sì che per esempio i CD si vendono molto meno rispetto al passato. Nel mondo dell'illuminazione l'avvento delle lampade fluorescenti prima e dei LED adesso ha fatto chiudere interi stabilimenti che producevano, diciamo, lampadine tradizionali. E quindi questo è un settore in cui una tecnologia muore perché un'altra
migliore prende il suo posto, migliore, più economica. E un altro caso invece quando c'è un accordo, quindi un'obsolescenza dolosa causata dai produttori di un determinato prodotto. Un caso è proprio quello dell'illuminazione. Pochi lo sanno, ma nel 24 la General Electric, la Philips e la Osram si misero d'accordo per ridurre la durata delle lampadine ad incandescenza. Si misero d'accordo per ridurre di un terzo la durata delle lampade ad incandescenza in maniera da poterne vendere di più, banalmente. Sembra che la stessa cosa sia stata fatta anche per il nylon. Il nylon all'inizio era talmente resistente che i suoi prodotti duravano moltissimo e quindi hanno cambiato la composizione per renderla un po' più fragile in maniera appunto che poi durasse di meno. L'altro caso è tutti i prodotti elettronici e quindi il sospetto che stampanti, cellulari, computer, dopo un tot di utilizzo o non si riesce più ad aggiornarli o cominciano ad avere problemi di mille tipi o si spengono, tutta una serie di problematiche che li rendono di fatto inutilizzabili. Qui naturalmente è la politica che deve intervenire e in Francia per esempio nel 2014 è passata una legge contro le pratiche di obsolescenza programmata con sanzioni fino a 300.000 euro. Quindi se qualcuno viene scoperto a mettere in commercio un prodotto che ha un'obsolescenza programmata, va incontro a questa multa abbastanza corposa. E ne parleremo più a lungo, in un prossimo capitolo in cui si parlerà di economia circolare, quindi il fatto di far sì che non ci siano più rifiuti, ma tutto quanto diventi parte di un processo appunto circolare. Altro discorso dell'obsolescenza è quella dovuta alla errata programmazione, a una programmazione che io faccio per i prossimi decenni, ma mi sbaglio, la faccio incorretta. E quindi, per esempio, in Europa abbiamo il 40% delle raffinerie che è superfluo, cioè ne sono state costruite troppe. Il fabbisogno non è così elevato, quindi il 40% delle raffinerie sono superflue. Abbiamo 11 milioni di edifici, di case, di abitazioni, 11 milioni di edifici in Europa vuote. Abbiamo, per esempio, due terzi delle centrali a carbone, a livello mondiale, che sono state annullate o bloccate, in questo caso per fortuna. Altrimenti l'inquinamento sarebbe ancora maggiore, ma sono state bloccate perché ci si è accorto che la domanda di energia non è così elevata e quindi sarebbero state costruite inutilmente. Quindi, in buona sostanza, diciamo così, la conclusione è che siamo di fronte a dei cambiamenti molto più rapidi rispetto a quelli che avvenivano in passato, le aziende devono essere prontissime ad anticiparli. Non solo a recepirli, ma addirittura a prevederli, ad anticiparli, quindi bisogna essere in grado di cambiare modello organizzativo molto velocemente e questa è una sfida enorme perché ovviamente il management può cambiare anche i suoi programmi strategici velocemente. Bisogna vedere se poi la manovalanza ha le competenze necessarie per cambiare settore e se non le ha bisogna che ovviamente venga formata, venga riconvertita, chiaramente non possiamo perdere posti di lavoro così velocemente. Un esempio virtuoso, prima ho fatto l'esempio delle pellicole, mentre la Kodak è fallita, la Fujifilm, che era una delle concorrenti principali, anticipando il passaggio al digitale, si è convertita negli schermi al plasma, gli schermi piatti, le tecnologie appunto dei televisori a schermi piatti, plasma, LCD, i nuovi settori delle nanotecnologie, quindi un po' alla volta è riuscita ad assorbire il calo di produzione delle pellicole, quindi del suo business tradizionale, immettendosi in un altro. E questa sarà decisamente la sfida sia della politica che dell'imprenditoria nel prossimo futuro, anticipare i cambiamenti e programmarsi per tempo in maniera da assorbirli in maniera efficace senza perdere posti di lavoro. Questa decisamente sarà la sfida della politica e della società nei prossimi decenni.
Bene, grazie a chi mi ha seguito e prossimamente andremo avanti con il libro, ormai siamo arrivati a più di un terzo, ma mi sembra molto interessante, quindi continuerò a tenervi aggiornati. Grazie e alla prossima.